dire, una tragedia, un incidente domestico che ha rappresentato una tragedia vera e propria. È impossibile crederlo anche per una persona che aveva la sua manualità, le sue capacità. Quindi io ho sentito ieri il figlio, Loris, la famiglia, sono tutti increduli. Oltretutto 2 anni fa è mancata la mamma Elda, che conoscevo molto bene. E per la famiglia è un periodo veramente molto difficile. Ci stringiamo attorno alla famiglia e niente, cerchiamo di essere vicino perché sono quelle situazioni, quei fatti che quando si verificano poi non dimenticheremo mai. Un periodo difficile per la famiglia Blaseotto, in particolare per il figlio Loris. Non tanto tempo fa era venuta a mancare la madre. Nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre è morto invece il padre Giampaolo a causa dello scoppio di una bomboletta di poliuretano. È esplosa gli addosso mentre stava lavorando a casa sua, nel suo cortile all'interno del ripostiglio esterno. L'esplosione, nonostante sia stata contenuta, l'ha colpito al torace, provocandogli, così pare, un arresto cardiaco. Inutili i soccorsi, seppur celeri, per tentare di salvargli la vita. Quando i soccorritori sono giunti in via Montello, al civico 53, l'uomo di 68 anni già non respirava più e non era cosciente. La salma è stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per l'ispezione cadaverica, per tentare quindi di far luce su quanto accaduto, perché la bomboletta, delle dimensioni di una bomboletta, bolletta di schiuma da barba, è esplosa, era difettosa, è stato compiuto un gesto incauto o forse il malore è avvenuto prima e questo ha provocato la caduta e il conseguente scoppio della bomboletta. Bisogna fare chiarezza, ma l'episodio è molto, molto strano. Speriamo, insomma, ecco, che si faccia anche chiarezza per quanto riguarda quello che è successo, perché appare alquanto curioso, almeno dopo gli inquirenti faranno il loro lavoro, che scoppia una bomboletta di poliuretano a una persona che la sta usando e credo che la sapesse usare più che correttamente, quindi staremo a vedere, insomma, ecco.